comunque alterneremo, andremo avanti un po' oggi con gli esercizi perché ho bisogno, alcune cose di teoria le dimostreremo dopo, però ho bisogno pure di fare un po' di esercizi. Per quanto riguarda la teoria, oggi parliamo di spazi, di misura degli spazi prodotti. Allora, quello che vogliamo vedere, noi abbiamo R, N più M, un punto qua dentro. Si denoterà con XY, dove però sia X che Y sono vettori. In verità sarebbe meglio scrivere sempre questo trasposto perché abbiamo preso l'abitudine dal corso di analisi matematica 2 i vettori di metterli sempre in verticale. Quindi questo X sta in Rn e Y sta in Rn. Allora, supponiamo di avere un insieme qua dentro che sia del tipo E cartesiano F, contenuto in Rn più M. Ok? Allora, supponendo che questo insieme sia misurabile nelle varie misure che vado adesso a dire, su questo insieme noi abbiamo due possibilità di, diciamo, dare una misura. Possiamo direttamente dare la misura n più m dimensionale, se questo è misurabile, oppure possiamo fare il prodotto delle misure, essendo questo il prodotto cartesiano. Da dove ci nasce questa osservazione? Questa osservazione nasce dal fatto, lo faccio per esempio in R2, che se io prendo un intervallo AB cartesiano CD, piano XY, beh, noi sappiamo che la misura di questo intervallo I, la misura tridimensionale di I, è proprio definita come B-A per B-C. E lo stesso vale se prendo un intervallo in Rn, un intervallo in Rm e faccio il prodotto cartesiano. Il prodotto cartesiano è un intervallo in Rn più m e la misura dell'intervallo è il prodotto delle misure dei singoli intervalli. Quindi la nostra domanda sarebbe: se esiste la misura n dimensionale di E e la misura di Lebesgue m dimensionale di F, e naturalmente contenuti Rn e F, contenuti in Rn, posso dire che esiste la misura n più m dimensionale di E cartesiano F. In tal caso si avrà che la misura nello spazio prodotto è uguale al prodotto delle misure naturalmente.
se mi sono imbarcato in questo viaggio vuol dire che la risposta è sì. Però per dimostrarlo, la dimostrazione non è difficile, però diciamo nel fare questa dimostrazione raffineremo alcuni concetti per otterremo qualcosa in più della risposta a questo, che poi ci servirà per qualche altro teorema. Diciamo che faccio sempre il caso in cui gli insiemi sono limitati, così ci togliamo dalle scatole il discorso di dover aggiustare il ragionamento per gli insiemi che possano avere eventualmente misura infinita. Chiaro? Quindi suppongo, diciamo, E ed F per semplicità si suppongono limitati. In realtà la cosa vale anche se gli insiemi non sono limitati, a patto che ovviamente siano misurati nei rispettivi spazi. Va bene. Allora, lemma 1, lemma, se P è un plurintervallo di Rn, plurintervallo, e Q è un plurintervallo di Rm, allora qua, allora P cartesiano Q è un plurintervallo in R n più m, e la misura n più m dimensionale di P cartesiano Q è uguale alla misura n dimensionale di P per la misura m dimensionale di Q. La dimostrazione è praticamente ovvia. Allora, P si può scrivere come l'unione per I che va da 1 ad H di I grande con l'indice I piccolo, dove I con I intersecato I con I1 intersecato I con I2 è uguale al vuoto se I1 è diverso da I2, e I con I è intervallo per ogni compreso tra 1 ed H. Ok? Questo perché abbiamo visto che ogni plurintervallo, almeno abbiamo detto, anche se non dimostrato nei dettagli, che un plurintervallo si può scrivere come unione di intervalli distinti. Ovviamente la stessa cosa si può fare per Q. Q è uguale all'unione per J che va da 1 a K di chiamiamoli I primo J, I primo perché sono altri intervalli che stanno in Rm, e per con la solita condizione I primo J1 intersecato uguale al vuoto se J1 è diverso da J2, e il primo J intervallo in R a M per ogni J compreso tra 1 e K. Qua questo è un intervallo ovviamente in R a M.
ovviamente quando vado a fare pi cartesiano q, lo scrivo qua sopra, questo lo posso scrivere come l'unione per i che va da 1 ad h, per l'unione per j che va da 1 a k di i con i cartesiano i primo j. Ed è banale verificare che questi intervalli sono a due disgiunti. Quando se prendo i1, j1 e poi i2, j2 e faccio l'intersezione, basta solo che uno dei due indici sia diverso. Perché se uno dei due indici è diverso, quando vado a fare l'intersezione su una coordinata non mi viene niente, quindi mi viene il vuoto. Quindi cosa segue? Segue che la misura n più m dimensionale di P cartesiano Q non è altro che la somma per I che va da 1 ad A per la somma per J che va da 1 a K della misura n dimensionale di I con I per la misura m dimensionale di I' J. Ma questo non è altro che la misura n dimensionale di P per la misura m dimensionale di P. Questo è il prodotto delle due sommatorie, ma il prodotto delle due sommatorie è la doppia sommatoria. Quindi questo lemma è sostanzialmente banale, insomma, si poteva anche dimostrare per esercizio. Va bene? Allora adesso dobbiamo passare a qualche insieme più complicato. Allora, dico adesso che proposizione se A con 1 è un aperto in Rn e se A con 2 è un aperto in Rm, allora A con 1 cartesiano A con 2 è ovviamente un aperto, è aperto in R, N, M e la misura N più M dimensionale di A con 1 cartesiano A con 2 è uguale alla misura N dimensionale di A con 1 per la misura M dimensionale di A con 2. M qua. Ovviamente. Ok? Oh, ma la dimostrazione è abbastanza semplice. Qui in verità non c'è bisogno di supporre A con 1 e A con 2 limitati. La dimostrazione funziona benissimo anche senza. Allora, noi sappiamo che esiste una successione P con J o P con N, chiamiamola P con N,
di plurintervalli contenuti in R con N maiuscola, tali che P con N è una successione non decrescente, quindi gli intervalli sono uno contenuto dentro l'altro, i plurintervalli, e tali che il limite della misura n dimensionale di P con N sia uguale alla misura n dimensionale di A con 1. Poi sappiamo che esiste una successione Q con N contenuta in Rm come, diciamo, qua non è corretto, diciamo tale che P con N, con, diciamo, un intervallo di Rm, qua diciamo questi sono gli intervalli di Rm, tali che con n pure questa è monotona debolmente, sono contenuti l'uno dentro l'altro, e tali che il limite su m della misura m dimensionale di q con n è uguale alla misura m dimensionale di A con 1. Ok, d'altro canto, se io prendo P con N cartesiano Q con N, questo è contenuto in A con 1 cartesiano A con 2. Questo mi prova che la misura n più m dimensionale di A con 1 cartesiano A con 2, per definizione l'estremo superiore delle misure dei primi intervalli contenuti, quindi è un maggiorante di questa. Quindi questa è maggiore o uguale della misura n dimensionale di P con n per la misura m dimensionale di Q con n. Quando faccio tendere n a infinito, applicando il teorema che il limite del prodotto è il prodotto dei limiti, ottengo questa disuguaglianza. Quindi ottengo che la misura n su m dimensionale di A con 1 cartesiano A con 2 è maggiore o uguale di questa. Quindi questa disuguaglianza è banale sostanzialmente. Si prende una successione di primi intervalli di qua, una successione di primi intervalli di là, e questa disuguaglianza è banale. Andiamo a vedere l'altra. Per vedere l'altra, andiamo quindi, ricordiamoci che questo
un prodotto cartesiano. Allora, prendiamo sia R pluri intervallo in Rn più M R contenuto in A con 1 cartesiano A con 2. Adesso dobbiamo introdurre la funzione proiezione. Noi abbiamo y x, la funzione che ha xy associa x, cioè questo è un punto che sta in R n più m, e qua ci tolgo il secondo blocco di coordinate e lascio il primo. In verità dovrei scrivere così e dovrei scrivere così, se vogliamo che i vettori siano verticali, ma questo è ok. Allora, praticamente che cos'è la proiezione? Allora, se sto in R2 è la usuale proiezione, no? Un punto xy associo, in questo caso la coordinata x, ovviamente poi ci sarà anche l'altra proiezione. E se stiamo in Rn più m la cosa è analoga. Ho due, invece di avere due coordinate, ho due blocchi di coordinate, tolgo un blocco di coordinate. Questa proiezione è chiaramente una funzione continua, facile da verificare. Costante 1. Ovviamente cosa posso dire? Posso andare, poi ci sta anche l'altra proiezione, pi greco y proietto sul blocco di coordinate, sul primo blocco di coordinate tolgo il secondo, se proietto sul secondo blocco di coordinate tolgo il primo. Andiamo a vedere che succede quando io proietto un plurintervallo. Se ci fate caso, viene sempre un intervallo. Banale. Perché? Quando proietto un singolo intervallo, ovviamente mi vengono due intervalli. Singolo intervallo è il prodotto di due intervalli, quindi andando a proiettare mi vengono i due fattori. E quando proietto un'unione di intervalli, la proiezione dell'unione è l'unione delle proiezioni, quindi unione di intervalli è un più intervallo. Quindi y x di R è un plurintervallo, lo chiamo P. Questo plurintervallo ovviamente è contenuto in A con 1. Y di R è un altro plurintervallo, stavolta lo chiamo Q, ed ovviamente è contenuto in A con 2, questo perché R era contenuto in A con 1 e A con 2, quindi quando vado a proiettare la proiezione di P è contenuta nella proiezione di R, è contenuta in A con 1 e similmente dall'altra parte. Adesso che cosa mi succede? Che P cartesiano Q contiene R come proiettante ed è contenuto in A con 1 cartesiano A con 1.
caso, per esempio, se io proietto, cosa mi viene? La proiezione di qua mi viene questo, la proiezione di qua mi viene questo. Quando vado a fare il prodotto cartesiano, vedete, recupero questi due pezzi che prima non c'erano, questi qua. Questo perché l'intervallo da cui parto non è detto che fosse un prodotto cartesiano. Però, quindi proietto da una parte, proietto dall'altra parte, rifaccio il prodotto. Quello che ottengo è, ovviamente, contiene R, potrebbe anche coincidere con R, forse R era un prodotto cartesiano di plurirettangoli, ma se non lo era posso recuperare qualcosa. Ma l'importante è che siccome questo fattore sta in A con 1 e questo fattore sta in A con 2, il prodotto è contenuto in A con 1 per A con 2. Cosa segue da questa inclusione? Ecco, mi serve una riga per finire, la rigavo qua. Segue che la misura n dimensionale di n più m dimensionale di p cartesiano q, che è uguale alla misura n dimensionale di p per la misura m dimensionale di q, è più grande della misura n più m dimensionale di r. Ma d'altro canto questa è più piccola della misura n più m dimensionale di a con 1 per a con 2, di a con 1, scusate, ho detto male, la misura n dimensionale di a con 1 per la misura m dimensionale di a con 2. Ok? Oh, perché? Allora, questo è più piccolo di questo perché questo plurintervallo contiene questo. Questo è uguale a questo, quindi in realtà questo lo dovevo scrivere a sinistra di questo, perché la misura sul prodotto di plurintervalli è il prodotto delle misure. E infine, questo è più piccolo di questo e questo è più piccolo di questo. Quindi la catena di disuguaglianze è vera. Ora questo vale però per ogni R plurintervallo R contenuto in A con 1 per A con 2. Quando io faccio l'estremo superiore rispetto a R, quindi posso anche dire qui che la misura n dimensionale di A con 1 per la misura m dimensionale di A con 2 è maggiore o uguale dell'estremo superiore con R contenuto in A con 1 cartesiano A con 2 l'intervallo della misura di n più m dimensionale di r, ma questa non è altro per definizione che la misura n più m dimensionale di a con 1 per a con 2. Allora vedete, abbiamo quindi l'altra disuguaglianza. Questo finisce la dimostrazione. Questa misura è più piccola del prodotto, ma è anche più grande del prodotto. E stiamo a posto. Ok? Ovviamente adesso un discorso simile vale per i compatti.
allora K1 cartesiano K2 è compatto in R a N più M, e la misura N più M dimensionale K1 cartesiano K2 è uguale alla misura N dimensionale di K1 per la misura M dimensionale di K2. Oh. Allora, che K1 cartesiano K2 sia compatto in Rn più M si fa esattamente con lo stesso ragionamento che si faceva per dimostrare che i compatti di Rn sono chiusi e limitati. Per quale motivo? Se io prendo xn, yn, una successione in K1 cartesiano K2, posso dire che esiste una prima estratta Nj tale che xnj y nj ovviamente è la corrispondente estratta da quella lì, questa variabile j è la corrispondente estratta da yn y n, ma che il limite su j di x con n j è uguale a x che appartiene a k1, questo per la proprietà di k1 di essere compatto. Esiste una sottosuccessione che commercia una mente insieme. A questo punto posso dire che esiste una sottosuccessione njk contenuta in nj tale che a questo punto abbiamo xnjk ynjk è la corrispondente estratta da questa qui, da x con n j y n j una variabile di j, e tale che ovviamente siccome qua sto facendo l'estratta già di questa, quindi l'estratta dell'estratta, questa convergeva, continua a convergere, quindi abbiamo che il limite su k di x n j k continua a fare x che sta in K1, e poi abbiamo che il limite su K di y n j k è uguale a y che sta in K2. Questo perché qui abbiamo sfruttato la proprietà di compattezza di K2. C'era questa successione qui y n j, ne abbiamo estratta una che convergesse a y in K. Questo perché avevamo già dimostrato che diciamo vabbè, perché sono compatti in Rn e in Rn. Comunque il ragionamento è esattamente simile a quando abbiamo dimostrato che 0, 1 o AB alla N chiuso alla N è compatto in Rn, esattamente lo stesso. Quindi K1 cartesiano K2 è compatto. Ok, dobbiamo adesso vedere che vale quella proprietà. Allora cominciamo, continuiamo qua per adesso, perché non voglio fare troppe, voglio lasciare il teorema il più possibile sulla lavagna. Allora, cominciamo a vedere. Noi sappiamo che esiste una successione P con N tale che P con N è monotona non crescente e C
scende a K1, quindi l'interfezione per n che va da 1 a infinito di P con n è uguale a K1. Similmente sappiamo che esiste Q con n tale che Q con n scende a K2, quindi l'intersezione per n che va da 1 a infinito di Q con n è uguale a K2. Quindi cosa possiamo dire? Possiamo dire che la misura n più m dimensionale di P con n cartesiano Q con n, questa è uguale alla misura n dimensionale di P con n per la misura m dimensionale di Q con n. Quindi quando n tende a infinito, questa da un lato tende alla misura n dimensionale di K1 per la misura n dimensionale di K2, dall'altro l'intersezione per n che va da 1 a infinito di P con n cartesiano Q con n è uguale a K1 per K2. Se andate a prendere un punto che sta fuori, banalmente verificate che non sta in uno di questi. Quindi applicando il diciamo, questa è un'intersezione numerabile di insiemi misurabili e la misura passa al limite. Tra l'altro le misure sono finite, quindi la misura passa al limite. Quindi quando n tende a infinito, questa tende alla misura n più m dimensionale di K1 per K2. E quindi i due valori sono uguali e la dimostrazione è finita. In realtà questo tipo di dimostrazione la potevo fare pure prima, mi potevo risparmiare l'altra disuguaglianza. Devo risparmiare 5, insomma 3 minuti nella dimostrazione. Quindi non c'era bisogno dei due passaggi, perché l'unione di P con n cartesiano Q con n anche in quel caso era uguale a da con 1 cartesiano con 2. E quindi essendo uguale la misura passa al limite sulle successioni crescenti. Abbiamo fatto una dimostrazione più lunga. Va bene, quindi sostanzialmente quello che abbiamo detto è che se abbiamo i pluriintervalli è vero per definizione, se abbiamo gli intervalli è vero per definizione, i pluriintervalli è banale, è un'osservazione banale, con i compatti e con gli aperti è una proposizione un po' meno banale ma standard, non c'è niente di particolarmente complicato. Andiamo a vedere adesso la situazione per un insieme misurabile qualunque. F contenuti in Rn
misurabili nei rispettivi spazi entrambi. Allora, E cartesiano F è misurabile secondo le becche. Le becche. Anche qui sono le becche misurabili. In R A N più M e la misura N più M dimensionale di E cartesiano F altro non è che la misura N dimensionale di E e la misura M dimensionale di F. Allora, cosa scopro? Cosa so? Io so, dico sia epsilon maggiore di 0, so che esiste un compatto K1 e un aperto compatto e A con 1 aperto, tale che E da una parte contiene K1 ed è contenuto in A con 1 e dall'altra la misura n dimensionale di K1 è maggiore della misura n dimensionale di E meno epsilon, mentre la misura n dimensionale di A con 1 è minore della misura n dimensionale di E più epsilon. Questo perché per definizione di misura, misurabilità. La misura di questo insieme è finita, chiamiamola misura di E perché è limitata. Allora, quindi c'è un compatto tale che, siccome è l'estremo superiore delle misure di compatti contenuti, abbiamo questo e abbiamo questo. Similmente, esistono K2 compatto A con 2 aperto, tali che K2 è contenuto in F e contenuto in A con 2 e la misura n dimensionale di K2 è maggiore della misura m dimensionale di F meno epsilon, mentre la misura qua è m dimensionale di A con 2 è minore della misura m dimensionale di F più epsilon. Ovviamente noi abbiamo che E con 1 cartesiano E con 2 contiene K1 cartesiano K2 ed è contenuto in A con 1 cartesiano A con 2. Ora abbiamo visto che il prodotto di due aperti è aperto, questo è banale, se volete lo dimostrate per esercizio, e abbiamo visto che il prodotto di due compatti è compatto. Professore, ma di sopra con le scusate, E ed F. E quindi cosa sappiamo? Sappiamo però che la misura n dimensionale di K1 cartesiano K2 è uguale al prodotto di queste due misure, quindi questo è uguale alla misura n dimensionale di K1 per la misura m dimensionale di K2 e quindi è più grande di la misura n dimensionale di E meno epsilon per la misura m dimensionale di F meno epsilon. Ok? Similmente, e dall'altra parte noi sappiamo che la misura questa è la misura n più m dimensionale,
La misura n più m dimensionale di a con 1 cartesiano a con 2 è uguale alla misura n dimensionale di a con 1 per la misura m dimensionale di a con 2, che è minore o uguale di che cosa? Della misura n dimensionale di e più epsilon più epsilon per la misura m dimensionale di f più epsilon. Ora è evidente che quando fate tendere per la bilateralità di epsilon potete far tendere epsilon a 0. Quando fate tendere epsilon a 0, questo termine tende alla misura di e per la misura di f. Questo termine pure. Questo cosa ci dimostra? Ci dimostra che l'estremo superiore delle misure dei compatti contenuti è uguale all'estremo inferiore delle misure di aperti contenenti e sono entrambi uguali esattamente al prodotto della misura di E e della misura di F. Quindi questo dimostra, diciamo, concludiamo qua, per l'arbitrarietà di epsilon maggiore di 0, che se chiamiamo 1 e 2, in 1 e 2 segue che questo insieme è misurabile e la misura del prodotto è uguale al prodotto delle misure. Quindi l'ho fatto non per sprecare 40-50 minuti, ma l'ho fatto per far capire che diciamo il fatto che il prodotto di insieme misurabili sia misurabile la misura del prodotto sia il prodotto delle misure è una cosa abbastanza standard, non abbiamo dovuto fare sfruttare chissà quali idee, abbiamo semplicemente dovuto sfruttare il fatto che per definizione questo è vero sugli intervalli, dagli intervalli si passa per gli intervalli, dai primi intervalli si passa agli aperti, dai primi intervalli si passa ai compatti, dagli aperti ai compatti si passa a tutti gli insiemi. In verità però ci servirà tra poco, insomma nelle prossime lezioni, un discorso, un concetto diciamo di misura esterna e misura interna. Concetto abbastanza naturale. Allora, chi è la misura esterna di E? Allora, supponiamo E limitato, Quindi E non è detto che sia misurato. La misura esterna di E non è altro che l'estremo inferiore per E limitato contenuto in Rn. L'estremo inferiore delle misure n grado dimensionale di A, tali che A è un aperto A contenente. E chi è la misura interna? Non è altro che l'estremo superiore delle misure n dimensionale di K, tali che K è compatto e K è contenuto. Ok. Quindi
Quando è che un insieme è misurabile? Almeno se è limitato. Non, per gli insiemi non limitati non vado neanche a dare alle definizioni, perché diciamo voglio limitare il tutto allo stretto necessario per far capire piuttosto le idee sottostanti a queste dimostrazioni. Quando è che l'insieme E è misurabile? Quando sono uguali. Quindi noi abbiamo diciamo la solita doppia approssimazione. Il trucco sta nel fatto che l'abbiamo fatta non con i plurintervalli ma con i compatti da dentro e gli aperti da fuori. Se la misura interna coincide con la misura esterna, l'insieme è misurabile, se e solo se. Chiaro? Ora, in generale, però la misura, diciamo, cosa c'hanno di buono la misura esterna e la misura interna? Che sono definite sempre, anche se l'insieme non è misurabile, non coincidono, non coincidono, pazienza. Chiaro? Allora, cosa posso dire se E è contenuto in Rn ed F è contenuto in Rm limitati, eh? Prendiamo che siano limitati così non ci complichiamo la vita. Allora, cosa posso dire della misura esterna di E cartesiano F, che ovviamente è limitato pure lui in Rm più F? Quello che posso dire è che questo è uguale al prodotto delle misure esterne. Sempre. Quindi ogni insieme sono misurabili, ogni insieme non sono misurabili, la misura esterna è uguale al prodotto delle misure esterne. Chiamiamo la proposizione. Ok. Allora, dimostrazione. La dimostrazione qua serve quell'idea, quella che ho sfruttato prima, che non serviva prima ma l'ho sfruttata lo stesso. Allora, io cosa so? So che se Agon 1 contiene E aperto e A con 2 contiene aperto, allora A con 1 per A con 2 ovviamente aperto e contiene E cartesiano F. Ne segue che la misura n più m dimensionale di A con 1 cartesiano A con 2 è maggiore o uguale della misura esterna di E cartesiano F, perché questo è l'estremo inferiore di tutte queste misure degli aperti contenenti, ma questa è uguale alla misura n dimensionale di A con 1 e la misura m dimensionale di A con 2. Quando faccio l'estremo inferiore su A con 1 contenente E e l'estremo inferiore, diciamo, dall'arbitrarietà, diciamo, prendendo in 3 l'inf su A con 1 e A con 2, ottengo che la misura esterna di E per la misura n dimensionale, questa è quella n più m dimensionale, per la misura m dimensionale di F esterna è maggiore o uguale della misura n più m dimensionale di E cartesiano F. Questo tende alla misura esterna di E, questo tende alla misura esterna di F e quindi questo rimane fisso perché non dipende dalla colonna con E, ottengo questa disuguaglianza. Bene. Tuttavia, adesso prendo sia ora
contenente e cartesiano F. Ok? Adesso cosa voglio dimostrare? Voglio dimostrare il contrario. Voglio dimostrare che questa è più grande del prodotto di vista. Questa qua non è facile da dimostrare. Questa qua non è affatto facile da dimostrare. È vera, ma non è quella facile da dimostrare. Quella facile da dimostrare è quella con la misura interna. Però no, adesso diciamo, questa qua è vera, noi dimostriamo questa. E però dimostriamo in questo caso, abbiamo dimostrato la disuguaglianza. Che è minore o uguale della misura esterna di E per la misura esterna di E. Adesso dimostriamo l'altra disuguaglianza, però la dimostriamo così. Ok? Quindi in realtà è vero quello che ho scritto, però io dimostro solo questa qua, queste due disuguaglianze qua. Ok? Perché dimostro solo queste due disuguaglianze? Non perché non voglio fare fatica, ma in realtà perché questa poi non ci serve proprio l'uguaglianza per le misure esterne. Ci basta questa nei teoremi che seguono. Ok. Allora, prendiamo A contenente e cartesiano F. Prendiamo adesso un compatto K contenuto in F. Allora prendiamo l'insieme degli X appartenenti ad E tali che X cartesiano K è contenuto in A. Allora, faccio il mio disegno. Questo è, questo è F. Questo è A. Ok? Allora, prendo un compatto K contenuto in F. Questo è X. Se questo è X, questo è X cartesiano, questo è K. Questo è K. Ok? Questo è x cartesiano. Ora questo qua è compatto perché è il prodotto di un punto per un compatto, quindi questo è compatto anche in Rn più m. Che vuol dire? Vuol dire che esiste un intorno di x tale che questo è ancora contenuto in A. Ok? Quindi questo insieme qui è aperto. Questo insieme qui lo chiamiamo come lo vogliamo chiamare? AK, perché dipende da K. AK è aperto.
cartesiano F è contenuto in A. Ok? A questo punto io cosa posso dire? Posso concludere dicendo che la misura n più m dimensionale di A è maggiore o uguale della misura n più m dimensionale di AK cartesiano F, che è uguale alla misura n dimensionale di A per la misura m dimensionale di F, che è maggiore o uguale della misura esterna di E allora per la misura m dimensionale di F. Adesso faccio prima l'estremo inferiore su A contenente E cartesiano F e ottengo che la misura esterna n più m dimensionale di E cartesiano F è maggiore o uguale della misura esterna di E per la misura m dimensionale di F. E poi faccio l'estremo superiore, sulla misura su F, F era un qua è K. K. E adesso faccio l'estremo superiore sulla misura di K compatto contenuto in F e ottengo che la misura esterna n più m dimensionale di E cartesiano F è maggiore o uguale della misura esterna n dimensionale di E per la misura interna m dimensionale di E. Allora lo ripeto, io ho preso E cartesiano F, poi ho preso un compatto K contenuto in F e sono andato a valutare questo insieme qua. Questo insieme qua è un aperto. Per costruzione, questo aperto cartesiano K è contenuto in A. Quindi abbiamo che la sua misura, che è il prodotto di queste misure, è maggiore o uguale della misura di A, ma la misura di A è qua il K, è maggiore o uguale quella era contenuto in A, quindi non doveva qua, non potevo dire misura di F perché quello non conteneva E cartesiano F. Però è uguale a questo, quindi il prodotto, la misura del prodotto è uguale al prodotto delle misure. Questa però è più grande della misura esterna di E, perché qua c'è K e rimane K, qua c'è A e ci ho messo E che è più piccolo. Quindi abbiamo questa disuguaglianza qui. La misura n più n dimensionale di A è maggiore o uguale di questo prodotto di queste due misure. Ora, quando faccio l'estremo inferiore su A, ottengo la misura esterna di n più m dimensionale di E cartesiano F, che è sempre maggiore o uguale a questo. Ma a questo punto posso fare l'estremo superiore su K contenuto in F e ottengo questa, che era quella che mi interessava. Perché questa disuguaglianza è utile? La disuguaglianza vale anche al contrario, scambiando il ruolo di E ed F, io ottengo che la misura n più m dimensionale esterna di E cartesiano F è anche maggiore della misura esterna di F della misura interna di E. Anche quello posso fare. Perché è utile? Supponete per esempio di avere un insieme non misurabile. Ok? Allora, voi cosa potete dire?
che, vabbè, quella mi serve l'altra disuguaglianza. Se io vediamo un po', per esempio, un insieme non è misurabile, l'altro insieme misura nulla, no? Posso dire che il prodotto in n più m a misura nulla, questo però per l'altra disuguaglianza, diciamo questa disuguaglianza qui invece ci servirà in un paio di teoremi che faremo dopo. Quindi certe volte uno è costretto a lavorare anche un pochettino con la misura esterna e con la misura interna. L'altra, prima scusate un po' che è andato un po' per le lunghe, però voglio fare l'altra proposizione perché è quella più semplice in realtà, dovevo farla prima della pausa, e la proposizione è questa qui. Allora, stavolta io ho K1 compatto, scusate, E contenuti in Rn, F contenuti in Rn limitati, e voglio dimostrare che la misura interna n più m dimensionale di E cartesiano F, questa sì è uguale proprio alla misura interna di E per la misura interna di F. In realtà uguale valeva anche nell'altra proposizione, solo che era difficile da dimostrare. Quindi abbiamo dimostrato una disuguaglianza e mezza, diciamo. Allora, dimostrazione. Allora, se io prendo K1 compatto, K1 contenuto in E e K2 compatto, K2 contenuto in F, abbiamo ovviamente che K1 per K2 è contenuto in E cartesiano F, quindi la misura n più m dimensionale di K1 per K2 è minore o uguale della misura interna di E per la misura interna di F, ma questo è uguale alla misura n dimensionale di K1 per la misura m dimensionale di K2. Siccome K1 e K2 sono arbitrari, compatti arbitrari, posso fare estremo superiore su K1, estremo superiore su K2, e ottengo che la misura interna di E per la misura, scusate, di scusate, questo è E cartesiano F, n più m dimensionale di E cartesiano F. Quindi qua ottengo che la misura interna di E per la misura interna di F è minore o uguale della misura interna di E cartesiano. Come al solito, una disuguaglianza è facile, che è esattamente all'opposto, no, simmetrico rispetto agli avversi. L'altra però non è difficile da dimostrare, perché adesso io prendo K compatto K contenuto in E cartesiano F. Adesso vado a prendere la proiezione sull'asse X di K, e questo lo chiamo K1, la proiezione sul blocco delle variabili X
K, e questo lo chiamo K2. Questi due insiemi sono compatti, in generale la proiezione di un chiuso può essere aperta, eh? Pensate al questo ramo dell'iperbole 1 su x è chiuso in R2, quando io lo proietto sull'asse x mi fa una semiletta aperta che non è chiusa, però la proiezione di un compatto è compatta. Quindi questi sono due compatti, questo è contenuto ovviamente in E e questo è contenuto ovviamente in F, e quindi K1 cartesiano K2 contiene K ma è contenuto in E cartesiano F. Nell'altro caso non funzionava questo ragionamento, perché se io avessi fatto la proiezione di A su A con 1 e l'avessi chiamata A con 1 e A con 2, A con 1 cartesiano A con 2 conteneva E cartesiano F ma non era contenuto in A, quindi da qua va bene, da là non funziona. Adesso cosa posso dire? Posso dire che la misura n più m dimensionale di k è minore o uguale della misura n più m dimensionale di k1 cartesiano k2, che è uguale alla misura n dimensionale di K1 per la misura n m dimensionale di K2, che è minore o uguale della misura interna di E per la misura interna di F. Adesso prendete l'estremo superiore su K e avete ottenuto che la misura interna K compatto contenuto in E cartesiano F, che la misura n più m dimensionale di E cartesiano F è minore o uguale della misura interna di E per la misura interna di F. Ok? Quindi questa proposizione qui era facile, abbiamo ottenuto tutte e due le disuguaglianze facilmente. L'altra richiede una dimostrazione più difficile. Ok, allora adesso facciamo una pausa.